Salve a tutti ragazzi, benvenuti a un altro episodio di Bioshock Infinite. Allora, fortunatamente, finalmente ho messo a posto mouse, tastiera, adesso va tutto molto meglio. Ho disabilitato l'accelerazione del mouse, ho ribindato... Ho ribindato il mirino al tasto destro, i poteri al tasto centrale e ho modificato un pochino i file .ini cfg di sistema, così ora posso regolare molto... molto meglio la sensibilità del mouse. E qui c'è decisamente qualcosa che non va. Decisamente. Continuo a premere E per... F. Ah, sali al massimo. Ok, a me la pistola. Allora, non ho idea di che cosa stia succedendo in questo posto. Secondo me niente di buono. La cosa che mi manca in questo, cioè, nel senso, da un certo punto di vista è un vantaggio, ma da un altro è uno svantaggio, è che non vedo un mirino, un coso degli obiettivi. Tipo, questi qua sono amici o nemici? Sono decisamente nemici. Allora. Beh, presumo che partirò dal presupposto che tutti sono nemici in questo gioco. Testa? Oh, ok. Bene. Scudo. Allora. Corvi. Ma che diavolo di posto è? Chi è che vivrebbe in un posto del genere? Come le sigarette che aumentano la salute. Solo in Bioshock. Allora, lì c'è un coso che non mi serve, però qua c'è qualcosa. Jay. Ho anche abbassato il rumore degli effetti. Quando l'angelo Columbia diede ai fondatori gli strumenti per costruire il nuovo Eden, lo fecero senza esitazione. Per 85 anni prepararono la via del Signore. Ma quando venne il grande apostata, portò con sé la guerra e i campi dell'Eden si impregnarono del sangue di fratelli. L'unica emancipazione che aveva da offrire era la morte. Ma beh. Ah, però diminuiscono i sali, adesso ho visto. Sigarette alcolici aumentano la vita, però diminuiscono i sali. Ma ovviamente non so dove diavolo andare. Ah, perché non è che so precisamente che cosa sto facendo. Vabbè, sto cercando sta ragazza. Mi sa che cercando di sto cercando di insinuarmi all'interno di questo posto. No, c'è della frutta marcia. Ah no, vino. Allora. Qui, forse devo andare qui sopra. Sono rincoglionito completamente. Oppure sono arrivato da qua. Ah no, sono rincoglionito completamente. Bene! E così il profeta ci conduce. Oh, finalmente ci diamo un po' di peretti. Non mi piace. Ku Klux Klan time. Oh. Ciao belli. Bene. Oh. Stupidi. Andate via. Non sono nero, perché volete uccidermi? Siete un Ku Klux Klan fasullo. Aia, sto malissimo. Ma muori. Sì. Ah, oh, forse non è molto ottimale sparargli nella pancia. Magari ci sono armati fino ai denti. Io no, ecco qua. Uno. E due. Bene. Dov'è? Non capisco dove diavolo sia. Penso sia lì sotto nascosto. Un medikit. Va bene, andiamo a... Ma io non credo proprio, onestamente. Dov'è? Oh, porca, muori. Vai via. Perché no? Non lo so, questi qua sono dei... delle spugne per proiettili. Sono ancora. Oh mio Dio.
veramente molesti. Oh, sono dei cadaveri, dov'è? La musica da combattimento mi sta un pochino annoiando. Ti sventrerò, maiale. Sì, lo so come sventrerai, ma dove sei? È possibile che devo andare a caccia di quelli che vogliono ammazzarmi? Sei morto, non puoi parlare. Ah, no, c'è ancora qualcuno, apparentemente. Aia! Ma che cazzo? Ma diavolo si nascondono questi infami? Allora. Ah, finalmente. Allora, qui c'è un po' di roba. Qui sta ancora bruciando. Carino, cioè non è vero, è abbastanza brutto in realtà quando ci vai vicino, però... Allora, che diavolo è questo posto? Infusione di salute. Oh, ah, aumenta capacità... penso che l'idea migliore sia aumentare la capacità dello scudo. Si rigenera in automatico. Qui c'è un altro... Voxafano. Da cosa ok. Esattamente ha emancipato i negri il grande emancipatore? Ecco, visto? Lo sapevo che c'erano quei neri. Dal pane quotidiano, dalla nobiltà di un lavoro onesto. Allora. Dai ricchi mecenati che li sostenevano dalla culla alla tomba. Sti corvi maledetti. E cosa hanno fatto della propria libertà? Basta andare a Ficton per scoprirlo. Nessun animale nasce libero, eccezion fatta per l'uomo bianco. Ed è nostra responsabilità occuparci del resto del creato. Sì. Persone che hanno qualche problema. Ok. Andiamo avanti nella nostra avventura. Ovviamente sono silenzioso apposta durante i pezzi di dialogo, così che li possiate sentire. Anche perché gli scatolottili, i voxafoni... Non hanno il coso, non hanno la... Non hanno i sottotitoli. Allora, distributore automatico. Kit medico, non mi serve un granché. Munizioni, mitragliatrice, munizioni, pistola. No, al massimo. Bello come qui non ci sia scritto, però c'è scritto lì quanti sono. Salvati, 2K. Per poco. Oh oh. Cos'è una specie di roba illuminati e... Madness di quel tipo? What? Dove erano quei corvi? munizione al massimo. Vediamo se ci metto davanti. No. Attenzione, qua non ci siamo. Ok. Qui c'è qualcosa. Ma forse no, sono solo riflessi. Qui c'è qualcosa. Protecting our race. Che diavolo stanno facendo qui sopra? Munizione mitragliatrice che ho appena comprato. C'è un altro voxafono. Sempre del matto, no? Primo Zelota. Perché adoriamo tre simboli in tua memoria? Adoriamo la spada affinché possiamo vendicarti. Adoriamo il corvo affinché possiamo ricoprire d'occhi la città. Adoriamo la bara perché Oops. Simbolizza il peso del nostro fallimento. Bene, non ho capito perché c'era tipo un cinese che diceva lasciatemi stare o cose così. Presumo che stessero parlando dietro la porta. Hello. Beh, indubbiamente il paradiso questo posto. What? Posso rubarti... Per terminare le sue sofferenze. Saluto al massimo, fiala di sali. Non so perché non posso portarmi dietro i medikit. Quando hai equipaggiato il bacio del diavolo, tieni premuto e rilasci adesso il mouse. What? Boss fight. Mi premuto. Quando hai equipaggiato il boss del dia. Ho fatto. Muori. Mi hai alleati. Ma che alleati? Ah, perché questo qua è. È stato baciato. Mi sa che si suicida adesso.
Andava a suicidarsi. The fuck. Vai via. Questi consigli che mi dà questo gioco sono totalmente inutili. Perché lo ucciderò con le palle di fuoco. Oh oh. Voglio prendere questo maledetto coso. È possibile? Ma ah, probabilmente se non lo... Brucia! Muori tu! Perché sono sempre dietro? Ma vai via! Vorrei gli occhi da tutte le parti. Oh, 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 oh! Oh, oh! Beh, impazzito. Oh, finalmente! Era molto figo. Indubbiamente. Ah! Sì. Che cosa infernale, perché la bevi allora? Eh? Oh, vediamo. Ciao, sono un corvo che mangia la gente. Come stai? Sup, bro? Murder of Crows. Non so, questi filmati sono noiosi. Cioè, sono abbastanza... nemico, tieni premuto e rilascia per piazzare una trappola. Attaccati dai corvi ne subiscono più danni. Oh. Oh, oh. Ma che cosa vuoi storpiare? Ma vai via. Zombie. Oh oh. Aia. No, non attacco corpo a corpo tipo. Mi sa di sì, solo che non mi ricordo più qual è il tasto. Soldi. A me. Munizioni per la mitragliatrice. A me. C'è un altro. Di colpi tiene 35. Bene. C'è un po' di illuminati bullshit going on che non mi piace. E ovviamente è composto da abiti speciali che ti danno abilità uniche. Puoi indossare solo 4 pezzi alla volta, uno per tipo. Nuovo equipaggiamento: cappello, aura bruciante. Tanto c'è la possibilità che il bersaglio corpo a corpo si incendi. La vittima subisce 300 punti di danni in 4 secondi. Come? Questo è morto, ha preso decisamente. Ok. Il falso profeta, questo anarchico. Oh oh. Un nano mulatto? Un francese senza l'occhio sinistro? Perché? Va bene. Rubo le borsette alle vecchiette. Effettivamente hanno tutta la ragione di ammazzarmi. Sto tipo derubando completamente di tutto ciò che hanno. Cosa spazio? Gnom. Presumo devo andare di là. Oppure di qua. Ah, cosa c'è di qua? Gnom. Hello. Colpo. Ah! Che urlo era? Allora, tipo, ah! Bella mira di merda. Beh. Se smettessi di usare un caricatore intero ogni volta che devo uccidere un nemico. Sto anche guardando cosa c'è in ste casse, questa non posso aprirla. Gnam. Mio. Kit medico. Ok. Cassa. Che hanno dei soldi nelle casse, c'è qualcosa che non va. Ah. Oh. Ci sono troppi kit medici, non so perché ho questa impressione. Corri. Caution, closed off limits, bla bla bla. Ok, andiamo. Abbandona la zona. Accesso a Monument Island. Bla 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 bla. Ok. Trovo una... Ah, ci sono gli obiettivi. Trovo una navetta per Monument Island. Veni vidi vigor. Lol. Ok. Aiuto trappola di corvi. Fai in modo che i cadaveri delle vittime di corvi assassini vengano dalla trappola di corvi. Pesa tantissimo queste cose. Mini grappoli. Sta troppo. Ok. Prendiamo ammo. Dov'è? Sali. Munizione pistola. C'è un tasto compra. Invio. Ok. Bene. Sono ben riforniti.
O deve essere un ninja. Io non ho più il fuoco. Come on. C'è qualcuno? Tranquilli. Non c'è nessuno. A tutto tondo ho preso un nuovo achievement. La 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 la. Hey. Dai, vieni fuori. Ah, devo buttare giù quella cosa. Oh oh. Oh. Oh, ma sei matto? Vai via. Ah, sono un sacco. Corri. Vieni. Ah, quella torre. Muori. Bene, ora. Devo liberarmi di quella torretta, decisamente. Bene. Perché non ho più vigor per... Cioè, vigor lì, non ho più sali. Ah. Ok. No, ho sbagliato tasto. So che provo che switcherò l'arma 600 volte. Aia. Sono dei maledetti zombie sti cosi. Che diavolo sta succedendo in sto posto? Ovviamente qualcosa che non va. Muori! Quanti colpi ci vogliono per ammazzare sti zombie maledetti? Basta! Oh, alleluia. Bene. Oh, ha dei panini questo, stranamente. C'era la faccia da panini, effettivamente. Ok. Un po' di loot, bla bla. Ancora vita piena. Diavolo è sta roba. Allora, ricarichiamo un po' di armi. Sì, non ho sinceramente voglia di tornare dietro a shoppare. Ok. Off limits, questa è chiusa, questa è aperta. Però vedo cosa c'è qua prima. Esamina arredamento. Oh oh. Soldi. Cassaforte. Scrivania, panini. Non so se sono dei panini la scrivania, però vabbè. Questo cos'è? Borsa. Salute. F dappertutto. Ok. E dall'altra parte cosa c'è? Un'altra stanza. Se esaminare questa cosa, no. Sono dei sali che di certo non mi dispiacciono. Qui non c'è niente. Niente, niente. Qui c'è solo di salute. Bene. Ammunition. Ok. Ora. Procedendo. Di qua. Bene. Hello. Bene. Visto non c'è neanche bisogno di tornare indietro, effettivamente. Bastava... Stava arrivare da questi simpaticoni. Ah, sali. Sali. Munizione di pistola, che ce l'ho al massimo. Queste no, però. Bene. Possiamo procedere verso l'avventura dell'uccidere zombie del Ku Klux Klan, preti, adoratori di una tipa che non so chi sia. Yahoo! Dopo una navetta. Non so se questo sia proprio... Non penso che questa sia propriamente una navetta. Però va bene. Presumo che faremo con questa. Hello. Bene. Oh, ma vai via. Come si faceva a fare? Ah, era V. Bene. Non penso che mi serva. Ok. Scudo. Penso che maxerò lo scudo finché mi sarà possibile. Allora, qui non c'è nulla. C'è un'arma che vola. Va bene. Hot dog. Dove devo andare? Devo procedere probabilmente. Andiamo. Premi C per invertire direzione. Devo invertirla o... Oh. What? È il ninja definitivo. Sì, mi sa che comunque dovevo invertire. Sì, sono arrivato da qua. Andiamo. Non so come faccio a tirare su tutto questo momento.
Guarda che non sono appeso con niente. Hello. Oh, oh, ah! Male idee. È stato tantissimo questa furbata. Ok. Dove andiamo? Non so dove mi trovo. Una mappa sarebbe comoda. Va, forse no, in realtà, perché è più o meno molto lineare il gioco. Trovo un modo per levare di mezzo le merci che bloccano la skyline. Ok. Probabilmente con quelle leve. A occhio, però poi magari mi sbaglio. Qui cosa c'è? Ah! Zachary. Che la malvagità degli uomini era grande sulla terra. E il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. Pioggia per 40 giorni e 40 notti e non lasciò vivere niente che camminasse. Vedete, amici miei, anche Dio ha diritto di rifare le cose. E cos'è Columbia se non un'altra arca per altri tempi? So agganciarmi là in fondo, lol. Per alcun motivo. Beh, è veramente figa sta cosa, effettivamente. Oh oh. Si sarà nascosto. Tranquilli. Il vostro amico sta benissimo. Cosa ti aspetti da una larva? Allora, li addestrati tutti come cani. Mirano alla gola. Ciao! È volato giù. Per favore, permesso, fate passare. Mi uccidi! Chi è? C'è un'altra skyline più in alto. Se riuscissi a salire un po', probabilmente potrei raggiungerla. Perché ha droppato due binocoli questo? Buah. Ma chi? Dove sei? Dimmelo. E dov'è sta altra skyline che devo raggiungere soprattutto? Allora, c'è un'altra skyline più in alto. Presumo di dover andare di qua. Non ho capito chi è che mi sta minacciando di morte, perché non lo vedo. Guardate queste rose quanto sono brutte. No comment. Closed, off limits, bla bla. Questo qua c'ha dei jet che sparano fuoco. Ah, là, capito. Hop. Posso arrivare là? Sì, decisamente. Ora, prima di andare avanti, mi farò un tour qua. Hello. La mia impressione è che quest'arma è tipo 100 volte più potente della pistola. Tutta la volta che do anche fuoco alla gente quando la colpisco. Sali al massimo. Qui cosa c'è? Niente. Non c'è assolutamente nulla? No, è impossibile. Qua c'è qualcosa. Soldi. C'è dell'alcol, no. Qua sono i cadaveri dei miei nemici. Ok. Bene. Possiamo procedere. C'è una nuova avventura. E via! Skyline! Whee! Bene, ragazzi! Vi aspetto prima di questa discesa con il prossimo episodio di BioShock che uscirà al più presto. Ciao a tutti! Ah!